Seduti. Ci troviamo anche quest'anno per meditare sulla via della croce, insieme al nostro Vescovo, che ringraziamo per la sua presenza e la sua sollecitudine. Anche quest'anno vogliamo cimentarci in un'esperienza che sia significativa per il nostro tempo e per la nostra vita, con la presenza e l'aiuto del gruppo catechistico, dei giovani che sono vicini alla comunità, dei bambini e delle loro famiglie. Già viviamo il nostro tempo, ognuno per le occupazioni e le preoccupazioni che ha riguardo alla vita personale, alla vita familiare, alla vita comunitaria e alla vita sociale. È il nostro tempo, dunque, a presentarci tanti motivi di riflessione. Possiamo ben dire che questo nostro tempo è come una via crucis, come quel percorso di sofferenza e di dolore che Gesù, uomo Dio, affrontò come agnello condotto al macello. Da qui un'attualizzazione di questa strada di croce, partendo dalla cruda realtà quotidiana. Nella via crucis di questa sera, ad ogni stazione, rivivremo le sofferenze di Gesù e saremo impressionati dalla sua testimonianza di amore per l'uomo. Poi, ad ogni stazione, apriremo un giornale, un settimanale di questi giorni, e vi leggeremo le vicende dell'uomo d'oggi e saremo colpiti dalle sue stesse sofferenze. Così capiremo di più quanta condivisione Gesù ha avuto con noi in fatto di umanità. Capiremo quanta strada ancora ci spetta fare per agguantare quelle beatitudini da lui gridate dalla montagna. Infine, ad ogni stazione, pregheremo con il nostro Vescovo perché si colmino tutte le nostre insufficienze in fatto di amore. Canto dell'uomo. All'alba, quando ancora tutto dorme, mi piace pregarti, Signore. Mi piace pregarti, Signore. Più tardi, alla fine del lavoro, mi sentirò stanco, Signore. Mi sentirò stanco, Signore. La sera, ripiegando il mio giornale, mi sentirò triste, Signore. Mi sentirò triste, Signore. Nel mondo, anche oggi come ieri, avrà vinto la morte, Signore. Avrà vinto la morte, Signore. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Racconto dal Vangelo di Giovanni. Pilato disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo». Disse loro Pilato: «Metterò in croce il vostro re». Risposero i sommi sacerdoti: «Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Meditazione. Parliamo dell'uomo mite e innocente, come Gesù di fronte a Pilato. Ce ne sono tanti e tutti esposti, tutti attesi al varco della critica e della condanna sommaria. Dal giornale Famiglia Cristiana, dell'8 febbraio di quest'anno, alla pagina 3. Sergio Mattarella, un arbitro rigoroso a servizio dell'unità. Ai professionisti del fango e a quelli che pescano sempre nel torbido, che sono già all'opera, non li inganni la mitezza, che non è debolezza. Sarà difficile scalfire la fermezza silenziosa e lo spessore morale di un uomo temprato da una seria formazione cristiana. Preghiamo.
Dio onnipotente ed eterno, che governi il cielo e la terra, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo e dona ai nostri giorni la tua pace. Per Cristo nostro Signore. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo di Giovanni. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, per essere crocifisso. Qui la figura di Gesù, che prende e porta la croce, è una figura talmente esplicita nel suo significato che anche nel nostro modo comune di dire e di intendere, porta la croce è la condizione paziente e silenziosa sofferenza. Dal mio giornale a pagina 9. Anna Maria, quarantenne, madre di 3 figli, 13, 10 e 6 anni, uscita da una difficilissima convivenza, segnata da privazioni e maltrattamenti. Il marito se n'è andato con gravi minacce e portando con sé i 2 figli piccoli. La donna, di estrazione familiare poverissima, è nullatenente e il suo unico reddito è dato da qualche ora di pulizia a scale nei condomini. Ed è a rischio di perdere la casa perché non è in grado di pagare l'affitto. Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi secondo il tuo disegno di salvezza, allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro vero bene. Per Cristo nostro Signore. Terza stazione. Gesù cade la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Salmo 38. Le colpe sorpassano il mio capo e mi schiacciano quale grave peso. Sono accasciato oltre ogni misura, sono abbattuto, sfinito, schiacciato,
Pur chi m'amava da me se fe lungi, io sto già per cadere. Meditazione. Prima o poi ognuno porterà una croce, l'abbiamo detto, ma a volte il peso insopportabile schiaccia, come è stato per Gesù. A volte si può soccombere. Dal mio giornale a pagina 6. Mio fratello, vittima silenziosa di chi specula sul lavoro. A 63 anni è morto per una malattia causata dall'amianto. Un calvario durato oltre un anno, tra ricoveri, chemioterapie e burocrazia. Ha sofferto molto, ma con dignità, così come ha svolto il suo lavoro con onestà e impegno. Quando mio fratello è mancato, per legge è stata inoltrata una denuncia contro le aziende per cui lavorava, ma il tribunale ha archiviato tutto. Per noi familiari è stata una grave forma di ingiustizia. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedele ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per Cristo nostro Signore. Quarta stazione. Gesù incontra Maria sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Racconto dal libro L'amore non avrà mai fine di Giovanni Paolo II. Maria, la madre di Gesù, fu la prima a credere nel suo figlio e venne proclamata beata per la sua fede. La sua vita è stato un cammino e un pellegrinaggio della fede in Cristo. Meditazione. Il cuore di Mamma Maria non mette limiti all'amore. Vuole il bene del figlio Gesù e però capisce di doverlo donare per un progetto grande di vita. Dal mio giornale a pagina 32. La storia di Hisham Ben Barek. Sono vivo solo grazie al cuore di un cristiano. Custodirò per sempre l'amore per quella mamma dentro questo cuore, racconta Hisham Ben Barek, 32 anni, musulmano, originario del Marocco. Mi avevano dato pochi giorni, anzi poche ore di vita. Giocavo a calcio e mi sono accasciato sul campo. 7 attacchi, uno via l'altro, e lunghi mesi in ospedale, con la prospettiva che tutto potesse finire improvvisamente. E invece, grazie all'amore di quella madre, che non si è chiesta a chi sarebbero andati gli organi di suo figlio, di quale religione fosse o di che paese, sono ora qui. Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce, con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della tua verità. Per Cristo nostro Signore. Io vorrei tanto parlare con te.
Quinta stazione. Gesù è aiutato a portare la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Racconto dalle riflessioni di padre Davide Turotto. Gesù ha bisogno dell'aiuto di un altro uomo per continuare il suo cammino. Simone di Cirene ricevette da quel volto uno sguardo di silenziosa gratitudine che lo trasformò profondamente. Meditazione. Sembra quasi che Gesù chiami per nome Simone di Cirene e lo coinvolga nella sua fatica. Lo coinvolge facendosi aiutare. L'aiuto generoso è il modo più umano per vincere le difficoltà e cominciare a costruire ogni bel progetto. Dal mio giornale, a pagina 10. Abbattiamo i muri e costruiamo insieme la città santa della pace. A Delia, in provincia di Caltanissetta, si è tenuto un incontro interreligioso della comunità cattolica, ortodossa e musulmana. Hanno partecipato il vescovo di Caltanissetta, il presidente della comunità islamica di Sicilia e imam della moschea di Catania e l'archimandrita di Caltanissetta. Nella chiesa parrocchiale di Santa Maria d'Itria, davanti all'altare, è stato riprodotto il muro di divisione tra Israele e Palestina, che al termine è stato smontato da bambini delle tre religioni. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guida i nostri atti secondo la tua volontà, perché nel nome del tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto a Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Racconto dal profeta Isaia. Non apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevano alcuna stima. Meditazione. È una donna, la Veronica, ad avere il coraggio di avvicinarsi a Gesù, vincendo il ribrezzo per quel volto insanguinato. Vince il timore dei soldati, vince la timidezza di compiere un gesto di vicinanza, vince la tentazione di starsene in disparte a guardare. È una donna a farsi avanti, che insegna anche agli uomini il dovere di accorrere. Dal mio giornale a pagina 92. Fare catechismo, un compito affidato solo alle donne?
È una constatazione che nelle nostre parrocchie la maggioranza di coloro che si assumono l'impegno per il servizio catechistico siano donne. Può anche darsi che in certi luoghi vi sia il vecchio pregiudizio che certe faccende di chiesa siano meno consone al maschio. Questo malinteso è stato tenuto presente dal recente documento dei vescovi italiani, che parlando dei catechisti specifica più volte uomo o donna. Infatti è importante che non manchi la presenza maschile. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti meritiamo di entrare nella vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Settima stazione. Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Racconto. Dalla vita di Gesù Cristo, di Giuseppe Ricciotti. Sulle spalle del condannato alla crocifissione si poneva e talvolta si legava il palo orizzontale della croce. Lungo il cammino il condannato era fatto segno di ogni sorta di schermi da parte della plebaglia inferocita. Meditazione. La violenza subita da Gesù è inaudita e feroce fino allo sfinimento fisico e all'annientamento della dignità. Succede come agli uomini fatti schiavi di ogni tempo. Dal mio giornale a pagina 12. La tratta degli esseri umani, una giornata per dire no alla schiavitù. Nascosta nelle pieghe oscure dei nostri tempi, la schiavitù, abolita ufficialmente, sopravvive più che mai. Bambini, uomini, donne di ogni età sono oggi costretti a vivere come schiavi. Circa 21 milioni di persone sono usate dalla criminalità a scopo di sfruttamento sessuale o lavoro forzato, espianto di organi, accattonaggio obbligato. Riecheggiano le parole di Papa Francesco. La tratta delle persone è un crimine contro l'umanità. Dobbiamo unire le forze per liberare le vittime e per fermare questo crimine, sempre più aggressivo che minaccia, oltre alle singole persone, i valori fondanti della società. Preghiamo. Ispira nella tua paterna bontà, o Signore, i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera, perché veda ciò che deve fare e abbia la forza di compiere ciò che ha veduto. Per Cristo nostro Signore.
l'ottava stazione. Gesù incontra le pie donne. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo di Luca. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?» Meditazione. È un rimprovero di Gesù alle donne che, vedendolo, biascicano i soliti lamenti. Gesù le richiama ad un presente e soprattutto ad un futuro che necessitano della determinazione femminile e di una cosciente condivisione nella vita sociale e familiare, nel loro ruolo di madri. Dal mio giornale a pagina 96. Una casa per i papà che si trovano soli. Accanto alla necessità di offrire una sistemazione abitativa, c'è quella più importante di garantire un sostegno psicologico. Per questo i papà rimasti soli saranno affiancati da un'equipe di professionisti che li accompagneranno durante il percorso di integrazione, con l'obiettivo di ristabilire un contatto, soprattutto con i loro figli, e laddove sarà possibile anche con il coniuge. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chiamarti Padre, fa crescere in noi lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per Cristo nostro Signore. Nona stazione. Gesù cade la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Racconto da una riflessione di Papa Benedetto XVI. Nella caduta di Gesù sotto il peso della croce appare l'intero suo percorso, il suo volontario abbassamento per sollevarci dal nostro orgoglio. Meditazione. Nelle cadute si sperimenta l'insufficienza delle proprie forze e si mettono alla prova attenzione e solidarietà degli altri. Chi guarda ha il dovere di abbandonare ogni orgoglio e di cominciare a combattere, cioè a sopportare insieme.
Dal mio giornale a pagina 98, un parroco vicino alle persone. La parrocchia di San Giuseppe a Roveto ha ricordato Don Peppino Conci, parroco e poi operatore per circa 30 anni nella parrocchia. Ogni parrocchiano conserva un ricordo tutto suo, personale, per la propria generosità e passione viva nell'essere presente, prete, nell'essere umile, nell'essere vicino alle persone sole o provate dal dolore, nella visita alle persone anziane e agli ammalati, avendo sempre una parola di conforto e vivendo spesso la sofferenza di persona. Preghiamo. O Dio, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, donaci una rinnovata gioia pasquale, perché liberi dall'oppressione della colpa partecipiamo alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Decima stazione. Gesù spogliato delle vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Racconto dalla vita di Gesù Cristo, di Giuseppe Ricciotti. Quindi tutti e tre, Gesù e i due ladroni, furono spogliate delle loro vesti. Le vesti dei crocifissi erano un bottino dei soldati di guardia che se la spartivano tra loro. Così fecero anche quella volta con Gesù. Meditazione. La costrizione alla nudità è la condizione di maggiore indigenza ed afflizione ed è il massimo grado di lesione della dignità umana. Gesù è spogliato dai soldati. Tanti uomini, donne e bambini di oggi sono spogliati dalle guerre e dalla povertà. In più sono avviliti dall'indifferenza. Dal mio giornale a pagina 42. Situazione disperata e il mondo non se ne rende conto. Quella dei rifugiati della Siria è una crisi che non ha precedenti. È disperata. 7 milioni di persone sono fuggite all'interno del paese e ora vivono ai limiti della sopravvivenza. Altri 4 milioni sono riversati negli stati vicini. Libano, Giordania, Turchia, Egitto e Iraq. Alcuni neonati muoiono per il freddo e la malnutrizione. Distribuiamo tende, materiali isolanti, coperte, cucine. Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, allontana ogni ostacolo nel nostro cammino verso di te, perché nella serenità del corpo e dello spirito possiamo dedicarci liberamente al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Undicesima stazione. Gesù inchiodato in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Racconto dal Vangelo di Marco. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significava luogo del cranio, e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero, e l'iscrizione con i motivi della condanna diceva: il re dei giudei. Meditazione. Qui ci sono il dolore dei chiodi e la crudeltà dei carnefici. E c'è la domanda: perché? Perché tanto dolore e crudeltà? Allora, come oggi, per l'uomo Dio e l'uomo uomo? Dal mio giornale a pagina 30. Padre David Maria Turoldo, frate, profeta e poeta libero e fedele, chiamavo il tumore che lo aveva colpito il drago che si è insediato nel mio ventre. Quello di padre David Maria Turoldo fu un corpo a corpo strenuo con il dolore. Diceva: Dio non risolve e non deve risolvere il problema del male, ma si intreccia con l'uomo. So che lui si china su di me, sul mio dolore, ma non può agire come un chirurgo che lo toglie. Dio prova dolore per il dolore dell'uomo. Ungaretti, che fu un amico di Turoldo, lo diceva con parole splendide: fa pianga del cuore di Dio la somma del dolore del mondo. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, concedi a noi tuoi fedeli di adorarti con tutta l'anima e di amare i nostri fratelli nella carità del Cristo. Per Cristo nostro Signore. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Racconto dalla Bibbia per i ragazzi. Erano presenti sotto la croce alcuni discepoli di Gesù, in maggioranza donne. Bada a mia madre, sussurrò Gesù a Giovanni, il suo amico più caro. Questi gli rispose che l'avrebbe fatto. D'ora in avanti sarò un figlio per te, disse Gesù a sua madre che piangeva. A mezzogiorno, proprio quando il sole avrebbe dovuto splendere di più, si fece buio profondo. Per 3 ore Gesù soffrì in completa solitudine, portando il peso dei peccati del mondo intero. Poi alle 3 gridò con una voce chiara ed esultante: tutto è compiuto. Subito dopo morì. Meditazione. È protagonista la morte in questo venerdì sul Golgota, sempre difficile da vivere, sempre difficile da accettare, sempre difficile da spiegare. È esperienza dell'uomo quotidianamente. Dal mio giornale a pagina 7. Cara e dolce Stefania, com'eri bella.
Cara e dolce Stefania, non nascondo il mio smarrimento dinanzi alla tua morte, la mia rabbia di fronte alla tua sofferenza. Pur sapendo che vivi in Dio, sappiamo che niente sarà più come prima. Un sorriso, un progetto, una festa, un'emozione. Tutto ci parlerà di te, ci ricorderà di te. Non puoi immaginare quante domande. Prima fra tutte, perché tanta sofferenza? Non saprò mai rispondermi. Come eri bella, nel cuore sempre aperto a tutti, nell'animo ricco di emozioni, nei tuoi gesti sempre così veri. Preghiamo. Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, oh Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per Cristo nostro Signore. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Racconto dal Vangelo di Marco. Sopraggiunta ormai la sera, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, lo interrogò. Se fosse morto, informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce. Meditazione. Dopo la morte e prima della sepoltura c'è la deposizione della croce. Sembra che questo atto si svolga in un'atmosfera di silenziosa quiete, in una religiosa rassegnazione dove si affaccia la meditazione pacata e profonda e dove c'è spazio per un dialogo con se stessi. Dal mio giornale a pagina 62. La vera conversione è quella del cuore. Padre David Maria Turoldo ci racconta il vero significato della conversione che Dio ci chiede. Non una semplice penitenza, ma piuttosto un cambiamento continuo e continuamente rinnovato del nostro cuore. Un percorso di fede che porti a operare di fede. Per immergersi nel mondo senza legarsi alle mentalità dominante, ma scegliendo la causa dei più deboli, la carità e l'amore. In una frase, la fedeltà al Vangelo. Preghiamo. Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lieti nel tuo servizio, perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni bene, possiamo avere la felicità piena e duratura. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Quattordicesima stazione. Gesù è sepolto. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Racconto dalla vita di Gesù di Ernest Renan. Fu dunque deciso di riportarlo in una sepoltura provvisoria. In un giardino lì vicino vi era una tomba, scavata di fresco nella rupe, e che non era mai servita. Depositarono Gesù nella cavità. Rotolato una pietra dinanzi all'ingresso, si promisero di tornarvi per dargli una sepoltura più convenevole. Ma essendo il giorno dopo un sabato solenne, il lavoro fu differito al giorno ancora successivo. Meditazione. La sepoltura è l'ultimo atto di un rito di dolore e di lacrime. Quando il corpo si acquieta, le tumultuosità si appianano e le animosità si dissolvono. Il pensiero è proiettato all'aldilà e l'uomo scopre l'altra dimensione. Dal mio giornale a pagina 57, l'attore Michael Keaton. Non so dire se l'aldilà esiste, credo però che qualcos'altro ci sia. Ad essere sincero, ho un'idea di Dio come qualcosa di grande. Io credo. Non ricordo una volta che mia madre, casalinga, non abbia recitato il rosario o non sia andata a messa malgrado i 7 figli e lavori da fare in fattoria. Preghiamo. O Dio sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Quindicesima stazione. Gesù risorge. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Racconto dal Vangelo di Giovanni. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magda e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Quando ecco venne un gran terremoto, poiché un angelo del Signore, sceso dal cielo, venne a ribaltare la pietra e vi sedette sopra. L'angelo prese a dire alle donne: «Non temete, voi so infatti che cercate quel Gesù che è stato crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto». Quindicesima stazione, meditazione. La realtà della risurrezione è nuova, insperata ed incredibile. Però l'angelo è stato categorico. Non è qui, è risorto. La novità diventa speranza e questa diventa certezza. E le certezze vanno vissute e gridate con forza. Dalla lettera alla famiglia 2014 del nostro arcivescovo Pasquale Cascio. Cara famiglia, forte della grazia, esci e testimonia, esci e soccorri, esci e accetta l'incomprensione, esci e trova la comunione con le altre famiglie,
con quelle che condividono il sacramento e con tutte quelle che sono disposte a dilatare le potenzialità dell'amore. Preghiamo. O Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio e in lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello Spirito e a vedere tutte le cose nella radiosa luce della tua risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Carissimi, abbiamo celebrato insieme in maniera partecipata e originale questa Via Crucis. Partecipata perché tutti in qualche modo sono stati coinvolti. Originale perché c'è stato questo incontro tra ciò che ha vissuto Gesù. Che cosa significa quello che ha vissuto e come raggiunge veramente la nostra vita nell'esperienza che noi oggi viviamo, raccontata con l'aiuto del giornale, la Famiglia Cristiana. Questa partecipazione e originalità tende a farci sentire Gesù veramente presente in mezzo a noi. Per cui l'obiettivo finale, che spero tutti abbiamo raggiunto, dai più piccoli ai più grandi, è di aver sentita la vicinanza di Gesù alla nostra vita e alla nostra sofferenza, e di aver sentito forte la sua presenza qui adesso in mezzo a noi. Se così non fosse, ecco, tutto ciò che abbiamo fatto è bello, ma non ci ha portato a creare comunione con Lui. È Lui il centro. E se non creiamo comunione con Lui, è difficile anche poi la comunione tra di noi, se non addirittura impossibile nei momenti di difficoltà e nelle prove della vita. Egli si è fatto vicino a ognuno di noi, si è fatto vicino ad ogni uomo, e celebrare la Via Crucis significa riconoscere questa vicinanza e riconoscere questa presenza e sentirla insieme, sperimentarla insieme. La Via Crucis è fatta di stazioni. Ecco, questa parola alla lettera significa fermata. La stazione, la stazio, è una fermata. Però chi è che fa queste fermate? Noi con Gesù e Gesù con noi.
L'intento è di fermarci nelle varie tappe con Lui, per ricordare quello che ha vissuto e per partecipare alla sua sofferenza. Ecco allora gli annunci delle stazioni. Gesù è condannato, Gesù cade, Gesù incontra la madre, come se fossero tanti paesi che Gesù raggiunge e si ferma. E noi con Lui a partecipare a quello che Egli ha fatto. Ma poi ci accorgiamo che Gesù in queste fermate è come un treno. Stazione ci fa pensare anche al treno, non solo alla fermata, ma anche al treno. Gesù è come un treno che passa sui binari della nostra esistenza, che è fatta di vera umanità e di sofferenza, che è fatta di solidarietà e di condivisione. I binari sono due linee su cui cammina il treno, e Gesù viene a noi facendo sua la nostra umanità e la nostra sofferenza, la nostra solidarietà e la nostra condivisione. Viene, si ferma per raccogliere noi che ci troviamo nelle diverse situazioni della vita. Ci raccoglie nel nostro peccato, ci raccoglie nella nostra malattia, ci raccoglie nelle nostre speranze, ci raccoglie nelle nostre delusioni, ci raccoglie nella nostra buona volontà di ascoltarlo e vivere secondo il suo Vangelo. Sono le diverse stazioni delle diverse condizioni della nostra vita. In pratica la lettura del giornale abbinato ai fatti della Via Crucis di Cristo non ha fatto altro che presentare le diverse situazioni dell'umanità che Gesù passa e raccoglie, passa e porta con sé, passa e porta verso la croce come dono di amore, passa e porta verso la risurrezione come trionfo della vita sulla morte, dell'amore sull'odio. Gesù raccoglie tutta la nostra vita, anche con le nostre speranze, anzi direi soprattutto con le nostre speranze. E allora di tutte le scene raccontate dal giornale, una in particolare per questi bambini che sono presenti. Significativamente nella cattedrale di Caltanissetta sono stati i bambini a distruggere quel muro simbolico che ricordava il muro tra palestinesi e israeliani a Gerusalemme. Sono stati i bambini a smantellare il muro della divisione. E allora Gesù che passa nelle fermate della nostra varia umanità raccoglie le nostre speranze e dice a voi bambini, a voi giovani: siate migliori dei vostri padri. Accogliete questa sfida? Siate migliori dei vostri padri. Se i vostri padri hanno creato il muro della divisione e dell'odio, voi dovete smantellarlo. Non dico distruggerlo, perché distruggere ha già il senso di un qualcosa di violento. No. Smantellarlo mattone dopo mattone. Perché quando distruggiamo abbiamo sempre un altro dolore che si aggiunge. Che cosa fa più paura? Un muro che crolla per violenza o un muro che è smantellato mattone per mattone? È quello che crolla per violenza, perché già quell'urto, già quel rumore ci mettono paura. Invece noi dobbiamo avere questa forza della speranza nel togliere ogni mattone di cattiveria per aprire
un altro orizzonte. Perché quando si toglie il muro si apre un orizzonte, si vede quello che non si vedeva prima. Si vedono le persone, si vedono gli uomini, i fratelli, le sorelle, si vede il futuro, si vede il sole che sorge, il sole che tramonta, si vede un'altra realtà. La Via Crucis, che va verso la croce e verso la Pasqua, è via di grande speranza. Amen. E ora, in piedi, cantiamo il Padre Nostro con l'intenzione di unirci al Papa, Papa Francesco, per partecipare alla sua ansia di Padre universale e di Pastore della Chiesa, un'ansia che sicuramente ha al centro la pace dell'umanità. E poi, unendoci al suo cuore di Padre, acquistiamo anche l'indulgenza per questa pratica della Via Crucis, un'indulgenza che vogliamo in qualche modo rivolgere verso i nostri cari defunti. Cantiamo insieme. Padre nostro che sei in di ricevere la benedizione nel segno della Santa Croce, completiamo la nostra preghiera in comunione con il Papa e diciamo: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Con speranza, per tutti i nostri morti, diciamo: l'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Con il tuo spirito, nel segno della Santa Croce,
Signore Gesù, vieni, Signore Gesù.